Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi un nuovo video. Questo è un video, è la seconda parte del video dove rispondo alle vostre domande. Le domande che mi erano state lasciate sotto il video del giveaway. Ho ricevuto diversi commentini con diverse richieste. Mi avete richiesto di fare dei tag, però vi chiedo di farmi sapere che tag vi piacerebbe vedere, anche perché ho notato che comunque tag e le challenge che faccio non hanno molto successo qui sul canale. Quindi cercherò di non farle, anche perché se devo fare cose che poi a voi non piacciono guardare, mi sembra un pochino inutile fare appunto questa tipologia di video. Mi avete poi richiesto dei video sui miei regali di compleanno e quello lì ve l'ho già fatto. Mi avete chiesto dei video dove vi faccio vedere le novità di Natale e anche quello lì già ve l'ho fatto. Poi mi avete chiesto di parlarvi dei prodottini che sto usando ultimamente per la mia skincare e vi ho fatto il video specifico. Quindi ho cercato comunque di argomentarmi sui video che mi avete maggiormente richiesto sotto quel video lì. Mi sono state fatte anche diverse domande, tra le quali ovviamente mi chiedete sempre della casa. Io vi ricordo che ho già fatto un video che ha avuto 4 pollici in giù, dove io raccontavo la mia esperienza sulla casa. Quindi volevo dire io, mi piacerebbe sapere chi ha messo il pollice in giù per un'esperienza mia particolarmente vissuta io personalmente, cioè mia personale, cioè, e quindi anche lì sarei curiosa. Comunque vi ho già fatto il primo video dove vi parlo di come ho scelto appunto l'equipe del lavoro, quindi ingegnere, elettricista, muratore, eccetera, eccetera, le problematiche che possono venire fuori. E ho già girato anche il video del mobilio. Quindi anche quello lì, ragazze, credo, non so se quale vedrete prima, se questo o quell'altro. Adesso vedrò un attimino come organizzarmi con i video. Comunque andate tranquille, vedrete sicuramente il continuo dei video. Adesso parto subito a rispondere alle vostre domande, perché tra un po' devo anche uscire, tra l'altro, che devo andare a ritirare dei mobili per la casa. Allora, Carmela S., alla quale mando un bacione enorme, mi chiede. Allora, hai sempre vissuto nella stessa città? Sì, io sono nata in questa cittadina e per ora sto sempre in questa cittadina. Quando mi trasferirò, cambierò città, però diciamo di una decina di chilometri, quindi alla fine, cioè, rimango sempre nella stessa provincia, poi comunque il lavoro ce l'ho sempre qui in questa cittadina, quindi alla fine non ci vivrò, non ci dormirò, ma comunque ci continuerò a vivere. Poi mi dice: quale posto vorresti visitare? Quale posto vorrei visitare e in che senso? Allora, io avrei preferito, cioè a me mi manca, dei posti che vorrei visitare, me ne manca due, e sono in particolare, no, me ne manca diversi, dai, non diciamo due, e sono, innanzitutto mi piacerebbe andare in Spagna perché non ci sono mai stata, in Grecia perché anche lì non ci sono mai stata, in Egitto e in Austria. Quindi sono le quattro mete che mi piacerebbe visitare maggiormente, cioè quelle comunque più vicine, maggiormente accessibili, quindi spero un giorno o l'altro di poterci andare. Poi mi dice: quando esci, dove preferisci trascorrere la serata? Allora, quando esco, dove preferisco trascorrere la serata? Anche lì dipende dalla compagnia e dipende dalle cose che ci prefissiamo di fare. Cioè, a me piace come comunque andare al cinema con le mie amiche, andare a cena tutti insieme, andare anche in un pub a dire due bischierate quando siamo tutti insieme. O comunque mi piace anche molto fare le cene proprio in casa, passare le serate in casa in allegria con gli amici e quant'altro, e dire tante, 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 tante bischierate. Poi mi dice: in che negozio ti piace più fare shopping? Allora, bella domanda. Allora, i negozi che io maggiormente frequento per fare shopping sono o Piazza Italia per quanto riguarda l'abbigliamento, perché io mi ci trovo veramente bene, sia con l'abbigliamento sportivo che casual, che comunque elegante. O la maggior parte degli acquisti l'ha fatta ad un negozio che si trova qui nella mia città, si chiama Maxi Shopping, è un negozio di cinesi che comunque hanno tutti i prodotti fabbricati qui a Prato, quindi tutti i prodotti made in Italy, e sinceramente io mi ci trovo molto bene, ecco, diciamo così. Le domande di Carmela sono finite, andiamo avanti. Da papà di Patrizia, la quale un bacione enorme, un in bocca al lupo, perché
quando sto girando il video deve ancora partorire, però credo che forse quando lo carico l'ha già fatto perché gli manca veramente pochissimo. Mi fa due domande. Mi dice: quali sono i prodotti che termini più spesso? Quali sono i prodotti che ricompri di cui non puoi fare a meno? Allora, ragazzi, i prodotti che termino più spesso credo lo vediate anche voi nei video dei prodotti finiti. E per quanto riguarda la skincare, termino comunque tutti i prodotti, dal bagnoschiuma alla crema corpo, agli shampoo, ai prodotti per il viso, perché comunque sono tutti prodotti di uso quotidiano. Termino magari, che ne so, un pochino meno, potrebbe essere un contorno occhi, perché magari non è che lo applico tutti i giorni. Comunque ci sono dei prodotti, appunto quelli di uso quotidiano, che termino sempre. Per quanto riguarda il make-up, invece, i prodotti che termino maggiormente sono ovviamente il fondotinta e la cipria, perché io tendo comunque a truccarmi veramente tutti i giorni, e quindi truccandomi sempre il prodotto tende poi a terminare. E per esempio anche un fondotinta e una cipria mi possono durare un mese, massimo un mese e mezzo, poi li termino, perché ovviamente truccandosi tutti i giorni, a volte anche più di una volta al giorno, vi posso assicurare che è così. Quindi alla fine appunto, cioè, termino più quelli, e quindi sono quelli che poi maggiormente ricompro, ecco. I prodotti che ricompro di cui non puoi fare a meno. Allora, i prodotti che ricompro di cui non posso fare a meno, fatemi pensare, non è che ho dei prodotti veramente particolari, specifici. A me piace tantissimo, lo sapete, l'olio d'argan del Marocco, dell'Avon. Quello lo compro, lo ricompro, lo compro, lo ricompro. Mi sono follemente innamorata del primer occhi di Avon, quindi anche quello lì mi sono già fatta le scorte. Poi mi sono innamorata della maschera per capelli dell'Omia, quella alla noce di macadamia, che è veramente ottima, e quindi continuo comunque a ricomprarla. E poi mi piace tantissimo la Leocrema, quella che contiene olio d'argan, e anche quella lì, ragazze, ho fatto la scorta perché mi piace tantissimo. Il resto dei prodotti a me piace molto variare, alternare e quant'altro. Cristina Collina, ragazze, mi richiede il video tag Life in Letters. Fatemi sapere voi sotto se vi può interessare, che ve lo posso tranquillamente fare girare comunque. E poi mi fa due domande e mi chiede: hai degli hobby creativi che ti appassionano? Li hai avuti in passato? Il mio in particolare è l'uncinetto. Allora, ragazzi, hobby creativi io non ce l'ho, ma non è che non ce l'ho perché non ce li voglio avere, perché proprio io non ho tempo per fare queste cose creative. Io so fare, cioè, ho sempre avuto comunque l'hobby, mi piace molto disegnare, ho sempre magari fatto il punto croce, ho sempre ricamato. Comunque vengo da una famiglia dove mia mamma ricama, mia nonna era sarta, quindi capite anche voi che mi hanno inculcato questa cosa nella testa. Però ultimamente appunto non ne faccio, ma perché? Non perché non voglio, ma perché proprio non ho tempo materiale e fisico per poterli fare. Poi mi chiede: cosa fai per rilassarti o per eliminare un po' di stress dopo una giornata pesante al lavoro? Anche qui, ragazze, le opzioni sono due. Oi, oi, mi stanno arrivando messaggi. Sonia, cosa vuoi? Scusate. Ok, dopo gli rispondo. Allora, dicevo, le opzioni sono due. L'opzione 1 è: esco da lavorare e vado in palestra. Di solito la sera, quando esco di palestra, vado a fare Zumba, così mi scarico, sento la musica e mi scarico. Oppure quando torno a casa mi guardo dei video divertenti. Del discorso dei video che mi piace guardare appunto quando sono stressata, ve l'ho detto nel video scorso, che quindi vi rimando a quello lì, e vi dico appunto che video mi piace guardare per rilassarmi. Scusatemi, ragazze, ma mi era arrivato un fottio di messaggi e dovevo rispondere. Allora, dicevo, Alessandra De Valletta, un bacio enorme. Qui mi richiede: la domanda mi fa: quali sono i video che preferisci guardare? E vi ho già risposto nel video scorso. Poi mi dice: quali sono i video che preferisci girare? Allora, a me piace girare tutti i video che registro, perché io non registro un video contro voglia, ma registro un video veramente se ho voglia di girarlo, quindi mi piace. Quindi tutti i video che vedete nel mio canale li ho girati perché appunto avevo voglia di girarli. Ovviamente ci sono dei video che mi fate voi passare la voglia di girare, perché vedo che non hanno il successo che magari meriterebbero, non per modestia, però ci sono secondo me dei video molto divertenti che comunque non cagate di striscio, e allora io
come si dice, mi abbatto e quindi non ne faccio, non li giro, ecco, tutto qui, ma proprio perché vedo che non hanno il successo che magari secondo me dovrebbero avere. Poi mi dice: qual è la marca di make-up che usi di più? Allora, la marca di make-up che io uso di più, ragazzi, è la Essence, perché secondo me è uno dei marchi low cost migliori che c'è in circolazione. I prodotti sono molto buoni, per me ha una facile reperibilità perché lo distribuisce anche la profumeria che ho qui nel mio paese, quindi non c'è assolutamente problemi. E poi secondo me lo ritrovo molto 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 valido su quasi tutta la gamma dei prodotti. Poi, che fondotinta consiglieresti? Ragazzi, sapete benissimo qual è il mio fondotinta preferito, è il Soft Touch Mousse, quello lì della Essence, che è un fondotinta in mousse, nella quale vi ho fatto anche una review specifica che magari ve la lascio qui da qualche parte, così ve la potete vedere. Comunque a me piace quello e consiglio quello. Poi, domanda 5. Un mascara che consiglieresti? Ragazze, io da quando mi trucco non ho ancora trovato un mascara che faccia al mio caso. Allora, io ho già le ciglia lunghe, lunghe, lunghe di mio, però quindi cerco un mascara che volumizzi. L'unico mascara che alla fine mi sono trovata bene è il Volume de Chanel. Quindi però un mascara comunque ai costa, perché mi sembra che costi sui 30 euro, quindi costa tanto e so che è un costo a mascara che comunque non mi posso permettere di comprarmelo tutte le volte. Ho provato tantissime mascara anche nella Essence, anche appunto che vi ho detto è comunque il mio marchio preferito, ma non mi hanno soddisfatto a tal punto di dire wow, è il mascara dei miei sogni. Quindi ancora io il mascara dei miei sogni non l'ho trovato. Poi, un rossetto che hai usato più in questa estate? Allora, un rossetto che ho utilizzato in più quest'estate. Io ho utilizzato tantissimo il Flat Hot Fabulous di MAC e il Candy Gnam Gnam sempre di MAC, perché a differenza dell'anno scorso, quest'anno ho deciso di portarmi i rossetti della MAC al mare e quindi praticamente ho utilizzato quelli. Il Flat Hot Fabulous è il mio rossetto preferito per l'eccellenza. Mi piace tantissimo il colore, mi piace tantissimo la durata. Mi piace anche tanto il Candy Gnam Gnam, però capisco che per la stagione comunque autunnale e invernale ha un, come si può dire, aiuto, non è la colorazione adatta, è ecco, un po' troppo schicchirillente. Comunque sono quei due che ho utilizzato. Poi, fai il video dei rossetti autunnali che consegni. Allora, questo, ragazze, se volete lo giro, non c'è problema a girarlo, certamente sì. E poi mi dice: fai un video make-up per Halloween. I ragazzi ne ho già fatti due, comunque Halloween è già passato. Spero che Alessandra l'ha vista. Alessandra, come ho detto nell'altro video, ha un canale qui su YouTube e vi lascio il link sotto nell'info box, così potete andare a sbirciare nel suo canale. Fra P, allora un bacio enorme, mi domanda se volevo chiederti qual è il prodotto e il brand con il quale ti sei trovata veramente male e che sconsiglieresti. Allora, ragazzi, sinceramente io un brand con il quale mi sono trovata male 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 non c'è, perché comunque a parte quei brand tipo la Omia, Leocrema, la Shein, poi può essere l'Equilibra, che comunque ho provato diversi prodotti e ci sono alcuni che mi sono piaciuti e altri no, ci sono altre marche dove magari ho provato solamente un prodotto, quindi magari mi ci sono trovata male, però non vi so dire poi se effettivamente poi tutto il marchio mi ci sono trovata male, quindi mi resta un po' difficile rispondere a questa domanda, quindi non so veramente come potervi aiutare, ecco, perché magari se l'avessi provati diversi prodotti e con tutti mi ci fossi trovata male saprei darvi una risposta. Per ora, per fortuna, non mi è ancora successo. Andrea Tofan, che è la vincitrice del giveaway, alla quale mando un bacio enorme, mi chiede se preferisco prodotti bio a quelli classici. Io, ragazzi, a questa domanda ho già risposto tantissime volte e come ho detto, ho sempre detto che io non compro il prodotto per la definizione bio oppure no, ma compro il prodotto in base alla funzione del prodotto stesso. Quindi, per esempio, se con un prodotto bio mi ci trovo bene, sicuramente lo continuerò a ricomprare. Se con un prodotto bio mi ci sono trovata male, ma con il suo
tra virgolette, parente non bio, mi ci sono trovata bene, compro quello non bio. Per me, ripeto sempre, non è fondamentale che il prodotto sia bio. Il prodotto per me deve essere buono e adatto alle mie esigenze. Le direi, la colgo un bacione enorme, mi fa una domanda un po' particolare e mi dice: se fossi stata una persona famosa, non so, attrice, cantante, modella, giornalista e chi più ne ha più ne metta, come ti saresti comportata con i tuoi fan? Allora, ragazzi, la domanda è veramente piccantina perché secondo me, la gente che dice il giorno che diventerò famosa rimarrò sempre uguale, boh, bugie. Perché secondo me tutta la gente, dalla prima all'ultima, quando si monta la testa, si cambia atteggiamento nei confronti degli amici, delle persone che comunque ti stanno più vicine e poi nei confronti anche dei fan stessi. Io per esempio, sapete, mi sono incontrata con diverse ragazze che mi seguono, comunque io seguo, le ho trattate e loro ve lo possono dire qui presenti in camera, sotto nei commentini confermate, che io sono una ragazza semplice, con loro non è che me la tiro, anzi a volte magari mi è capitato di trovarmi nei posti e fare: ah, ma tu sei Francesca, si crede Francesca, sì, cioè divento anche rossa, mi vergogno anche perché appunto. Sì, mi fa piacere, però nello stesso tempo me ne vergogno, quindi è un po' difficile riuscire a dirvi questa cosa. Comunque, come mi comporterei? Boh, ragazzi, cioè, ve l'ho detto, finché uno non ci si trova, secondo me non si può dare una risposta, perché magari quando avrò 5.000 follower sarò sempre uguale, quando magari ce ne avrò 15.000, magari inizierò a tirarmela anche io, tipo, magari non ci arrivo neanche, comunque quelli sono dettagli. Quindi non si può mai sapere. Sicuramente non fare la scorbutica, cercherei comunque di rimanere sempre me stessa. Ecco, questo sì, e di far percepire comunque alla gente che è al di là della camera, del video, eccetera, eccetera, che il tipo di persona che sono, cioè io sono questa, ok? Bene ragazzi, allora le domande sono finite. Avevo delle altre richieste, mi chiedevano dei video che comunque avevo già girato, quindi niente, gli ho risposto con il link sotto. Niente, con questo il video è terminato, io spero di avervi levato alcune mie curiosità. Se avete altre domande lasciatemele qui sotto, mi raccomando, risponderò sicuramente a tutte le vostre domandine. Fatemi sapere, mi raccomando, se vi interessano dei video, i video che mi hanno richiesto, o fatemi delle richieste di video che cercherò di accontentarle tutte. Io mando un bacione al prossimo. Ciao!